questo video vediamo un conta etichette. Il conta etichette è composto da una parte che è lo svolgitore delle etichette e la parte di destra è il rivolgitore delle etichette. Nella parte centrale abbiamo il sensore che leggerà o il gap dell'etichetta o anche la tacca nera di riferimento. Abbiamo mozzi variabili per anime in cartone da 40 fino a 110 mm, larghezza di etichette 150 mm, diametro esterno massimo del rotolo da 300 mm. La parte del riavvolgitore può avere il mozzo variabile o anche un mozzo fisso da 25 mm. Esiste anche una variante large per etichette più grandi. A cosa serve un conta etichette? O quando io parto da un rotolo molto grande e devo dividerlo in rotoli più piccoli, immaginate, non so, devo fare tanti rotoli da 500 o da 1000, parto da un rotolo magari che contiene 3-4 mila etichette, o se no ho un rotolo di etichette, non so quante ne sono all'interno del rotolo e le faccio passare all'interno della macchina per contarle. Anche questa funzione che adesso vedremo, oltre che a contarmi, posso mettere il limite massimo del conteggio e lui si blocca. In questo caso abbiamo messo 1000 e lui a 1000 si conterà, così ho la certezza e farò tutti i rotoli da 1000. Ecco, vediamo il funzionamento. In questo caso stiamo lavorando con etichette con il gap. La velocità è modificabile, posso utilizzare etichette di varie larghezza, perché abbiamo detto larghezza massima, perché posso spostare i supporti con facilità. Il sensore dell'etichetta a una rotellina lo posso fissare e lo posso spostare, e anche tutti gli accessori. È uno strumento molto semplice ma molto comodo e utile. Come vedete, il contatore avanza. Adesso andremo a vedere un'altra tipologia di etichetta. Adesso abbiamo montato delle etichette trasparenti con sul fondo la tacca nera. Come vedete, qui legge anche la tacca nera, per cui possiamo tranquillamente contare sia etichette con l'interspazio col gap o etichette trasparenti con tacca nera.